Ok, Sabrina, oggi c'è la presentazione dell'evento della collezione Primavera-Estate della scarpa Valemore. Facci un quadro rispetto all'ultimo step di lavoro di questo progetto. Sta uscendo proprio oggi, c'è l'inaugurazione, quindi viene presentata la nuova collezione di Geox for Valemore, questo bel progetto dove ragazzi con disabilità sono entrati nella produzione della scarpa di un marchio importante, quindi la bellissima unione di quello che è il profit e il no profit. I ragazzi l'ultima volta si sono visti a Natale nel laboratorio della Formica e hanno realizzato la scarpa che oggi uscirà. Com'è andata l'ultimo step di lavorazione? Sono sempre molto emozionati i ragazzi perché, a differenza dell'altra volta, hanno colorato delle pelli, questa volta hanno colorato delle tele. Ovviamente la scarpa è una scarpa primavera-estate, quindi una scarpa sportiva e leggera, e hanno colorato queste teli con questi mosaici, con questa tecnica molto, molto particolare, molto creativa. Hanno utilizzato un colore naturale ad acqua con tre tonalità di colori che venivano sovrapposte, quindi creavano delle sfumature particolari. Hanno potuto anche lì dare la loro impronta originale di creatività sulla scarpa. Dicevi prima appunto un bello esempio di matrimonio fra il mondo profit e il mondo no profit. Che tipo di esperienza in questo senso ha fatto la Formica rispetto ai partner che hanno lavorato con noi? Quello di questo progetto è stato un'associazione di volontariato, un'associazione di genitori, si è appoggiata a una cooperativa sociale senza voler mettere in piedi qualche cosa di nuovo, ma utilizzando i canali che il territorio già dava, e quindi in questo modo abbiamo potuto mettere in piedi questo bel modo di lavorare insieme. Quindi volontariato, comunque terzo settore, comunque cooperazione sociale che si unisce per dare un'impronta particolare al mondo del profit.